Mamma mia, raga, mamma mia, meno male, meno male, mi son cagato sotto per lungo tempo. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta! Cazzo, ce l'abbiamo fatta! Eh, gli ultimi in classifica quest'anno, regà, corre pure il più stronzo. Non che io sia dando degli stronzi alla spalla, attenzione, sto so dicendo che corre il più stronzo, nel senso che corre chiunque. Quest'anno, veramente, è insidiosa qualunque squadra. Oggi anche la spalla ce l'ha fatta sudare da morire. Tra l'altro, l'anno scorso abbiamo fatto zero punti, la spalla, Zero Zero raga, Zero cioè, ci rendiamo conto, 0 punti E oggi dobbiamo fare punti per forza Sono contento, sono contento, sono contento Bisogna fare questo E questo abbiamo fatto Tra l'altro abbiamo sofferto me dei cani perché vai sotto non, non che la spalla abbia attaccato granché, eh La spalla ha fatto il gol del, del 1-0 sul rigore Poi ci ha avuto quei 5-10 minuti in cui ha fatto 3-4 tiri Che mi sono cagato sotto successivamente Però il rigore lì, ragazzi Poi qualcuno si è lamentato di, di, del fatto che io mi stessi lamentando Ma di che parliamo? Il rigore lì, ragazzi, cioè... E dai, e dai, no cioè, non è che sto dicendo che non ci sia assolutamente, sto dicendo, santi, allora va bene per giocare da dietro, va bene partire da dietro, va bene partire eh, costruendo dal basso, ci sta il gioco di Fonseca, va bene, però allora Paolo Lopez deve capire che certe volte se il giocatore è coperto non devi dargliela per forza, se il giocatore è coperto, ok, se non è coperto gliela dai e, e partiamo da dietro, se è coperto non devi dargliela per forza, Kolarov probabilmente guardava la nonna De Florenzi in tribuna, perché altrimenti non mi spiego perché era girata al contrario quando Paolo Lopez dal pallone, mi spieghi cosa gli dice il cervello, cioè se Paolo se c'ha il pallone se Paolo Lopez c'ha il pallone perché non si è girato di spalle perché si girato di spalle perché, perché sei... qual è il tuo problema perché si è girato di spalle e eh, vabbè era girato di spalle per fortuna la ribaltiamo la ribaltiamo grazie a Tomovic che, che se la butta dentro sul tiro dei pellegrini poi il il um... cazzo l'ha fatto il 2-1 ah e Perotti sul rigore però sul rigore anche questo rigore è netto come il primo a mio modo di vedere poi comunque era lo stadio quindi magari sui, sulle decisioni arbitrali potrei anche sbagliarmi però mi sembrava piuttosto netto e per otti ovviamente dal dischetto sempre tanto glaciale Sono contento, va bene così E poi entra l'Armeno E armeno lui Armeno lui la butta dentro Oh finalmente Tra l'altro abbiamo fatto la fine anche la Kalenice Challenge Non so se avete notato la Kalenic Challenge ragazzi divertentissima la Kalenice Challenge Cioè cercare di far segare Kalenic non lo facevamo dai tempi di turbe Come i turbe anche con Kalic non funziona perché a è strano gli passava la tra le gambe tra le braccia sotto la, la boccia vicino allo sterno Claudio Mastideo Cioè non, non riesce Kaliccio non riesce a far gore Kalinic è inutile, una volta ha segnato gli hanno annullato perché aveva tirato un pisacane addosso al palo e ovviamente gliel'hanno annullato tra l'altro in difesa ci siamo messi Malino eh, penso sia abbastanza palese come cosa, c'è anche Fazio che. Eh, anche Fazio che cosa? cosa eh, vabbè Fazio eh, e Cedino oggi giocavano Cedino è ovviamente di parte a so se avete notato Comincia a correre, tira una sveglia fuori. Vabbè, non lo so. Oggi Cedine gli era partita. Ma al di là di questo, eh, dietro, raga, veramente balliamo troppo. Balliamo troppo, balliamo troppo. Ci si è rotto pure Smalling Che si è distratto il ginocchio. Porca Troia, poteva stare più attento invece che si è distratto. No, sto periodo veramente sono contento perché almeno stiamo facendo punti anche quando succedono ste cose. Ci, vedo che la Roma sta un po' più tesa perché stiamo facendo tante partite tutte insieme, Tutte di fila, abbiamo giocato molto in Europa League, abbiamo fatto 2 a 2, mi sono incazzato perché non si può passare da secondi, però oggi bisognava vincere, abbiamo vinto, sono contento, va bene così. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto, se l'avete già fatto Non rifatelo perché ragazzi se no vi iscrivete, mi pare che non mi pare il caso. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buon come sempre. Ci vediamo prossimo video forza 好吗？